Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un video stringatissimo, velocissimo, brevissimo, soltanto per segnalarvi che finalmente Space Haven esce su Steam. Quest'oggi il 21 di maggio, approssimativamente verso le 18-19 di sera. I Bugbyte lo pubblicano su Steam, quindi non sarete più costretti ad acquistarlo dal loro sito. Ora, sto registrando il 20 sera tardissimo, quindi non so ancora il prezzo, ma mi sono un pochino informato, io l'avevo pagato 30, c'era l'Early Access, c'era il fatto che comunque all'interno dei riconoscimenti c'è anche il mio nome, infatti lo potrete vedere nei Baker, dovrebbe essere qui. Ora non so se sia ancora possibile aggiungere il nome, però in pratica andando sul mio nome dovrei uscire anche come Indie Gameplay Ita. Allora adesso ve lo faccio vedere. Intanto comunque avevo, eccolo qua, Andrea Indie Gameplay Ita, eccomi qua. Allora lo troverete su Steam e da quello che ho visto dal forum, diciamo dalle discussioni Steam, probabilmente costerà tra i 22,99 e i 24,99, che è un prezzaccio. Ovviamente qui non vediamo ancora la versione finita, non vedremo ora un gameplay, ma vi invito a vedere i gameplay che ho fatto in passato su Space Haven Gameplay Ita, insomma, sul canale qui, e ho fatto anche forse qualcosa, se non ricordo male, su Twitch. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, se aspettavate questo titolo, se vi interessa, l'avete già acquistato, l'avete acquistato i tempi quando avete visto i video, se ovviamente vorreste vedere altri video, insomma, però richiede una grande, diciamo, conoscenza dei giochi strategici, perché è un gioco parecchio anche profondo. Mi piace molto, graficamente molto bello, potrete comandare una singola nave o addirittura una flotta, flotta che però dovrà comunque sempre viaggiare insieme, esplorando l'universo, varie sezioni, insomma. Aggiungeranno anche, penso, un endgame, quindi in pratica ricordatevi che il gioco entra su Steam, ma non da gioco finito, ma da Early Access. Quello che vi posso dire, nella mia breve esperienza, è che il gioco, non dico che è stato stravolto, ma le patch sono state sempre presenti e sostanziose fino all'arrivo della lingua italiana, ma soprattutto quando loro avevano detto aggiungeremo anche i combattimenti tra navi, aggiungeremo, poi le patch sono puntualmente arrivate. Quindi complimenti ai Bugbyte. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate e se il gioco ve l'ho fatto conoscere ne sono veramente contento e spero che possiate divertirvi anche voi. Alla prossima e ciao ciao!